speciale con un ospite veramente speciale, il professor Giuseppe Curigliano, professore all'Università di Milano in oncologia e specialista proprio di nuovi farmaci e di terapia di precisione personalizzata in oncologia. Il professore, fra l'altro, ci ha fatto assolutamente l'onore di preparare delle slide in riferimento che sostanzialmente ci spiegheranno in maniera un pochettino più chiara, un po' più lucida, alla portata di tutto, di tutti, di che cosa si tratta comunque l'oncologia di precisione e l'oncologia personalizzata. Vedo che stanno arrivando già delle persone, quindi benvenuti a tutti, buona giornata, buongiorno e lascio la parola al professor Giuseppe che ringrazio appunto per essere qui con noi. Buongiorno a tutti, grazie per l'invito che è molto gradito, mi fa piacere ogni tanto parlare delle cose che facciamo nell'ambito della ricerca clinica con i pazienti, in modo tale che loro capiscano meglio il linguaggio e quindi riescono a contestualizzare meglio le aspettative, perché spesso c'è una grossa aspettativa e si rimane delusi nel momento in cui si spiega bene di cosa si tratta. Io lavoro all'Istituto Europeo di Oncologia, di vincolo di nuovi farmaci, che è una dimensione clinica, quindi io curo pazienti, il mio interesse primario è la patologia mammaria e in ogni caso nel mio lavoro faccio in prevalenza sperimentazioni cliniche, significa che testo delle nuove molecole per capire se funzionano e se possono essere poi utilizzate su una popolazione più vasta. Il mio lavoro quindi è quello di prendersi cura di alcuni pazienti molto generosi, perché sono quei pazienti che accettano di partecipare a uno studio clinico. Sono donne e uomini molto generosi e molto coraggiosi, perché sappiate che se non c'è qualcuno che accetta di partecipare a una sperimentazione, la medicina non va avanti. Questo vale per l'ambito oncologico, vale per l'ambito molto attuale delle sperimentazioni per l'infezione da coronavirus, vale per le malattie cardiovascolari, vale per le malattie autoimmuni. Ci deve essere sempre qualcuno che generosamente accetta di testare su di sé il farmaco prima che arrivi alla vasta popolazione. Quindi questo è il lavoro che faccio io. Testo delle molecole che ancora non sono utilizzate nella pratica clinica in pazienti generosi e poi, se queste molecole funzionano, arriveranno a milioni di persone. È un po' come fare il collaudatore, testi un farmaco su 40-50 pazienti e se poi questo farmaco funziona lo porterai in milioni di pazienti. E allora apro la mia discussione facendo vedere un'immagine, visto che tutti parlano di medicina di precisione. Vi faccio vedere questa immagine che, come vedete, ha un nome molto particolare, è un cerchio, Silcos, e si chiama Silcos Plot. Questo qua è il genoma di una persona che ha un tumore mammario, in particolare un tumore mammario triplo negativo. È tutto il genoma sequenziato. Quindi quando noi parliamo di medicina di precisione, parliamo di una medicina che si basa sulle informazioni genetiche del tumore del paziente. Tu estrai tramite una biopsia in genere del DNA dal tumore del paziente e fai quello che in termini tecnico si chiama sequenziamento. Non è molto diverso da quello che si fa nelle scene di medicina forense quando si va a cercare il DNA dell'assassino. In questo caso il DNA è quello del tumore. Ad ognuno di questi numeri corrisponde un cromosoma. Noi abbiamo 23 cromosomi. E poi ovviamente la differenza tra un uomo e una donna è che un cromosoma è X, quindi in questo caso è X è una donna, nell'uomo invece l'ultimo cromosoma è un Y. Quindi qua ci sono i 23 cromosomi, tutti distinti di colori diversi, dall'1 al 23, e tutte queste piccole barre, no, che sembra un'onda sismica, sembra un sismografo, indicano le singole mutazioni che si hanno in un tumore. Il tumore è geneticamente instabile. Geneticamente instabile significa che ha tante singole mutazioni, quindi tanto più l'onda sismica è prevalente, e qua come vedete in alcune aree sembra che ci sia stato un terremoto di grado 5 della scala Mercalli, tanto più il tumore è instabile geneticamente, tanto più è aggressivo. Se voi decideste di sequenziare il vostro DNA normale, perché questo è il DNA di un tumore, voi non avreste nulla di tutto questo, avreste tutto piatto.
naturalmente avreste un bellissimo poster, potrete mettere nella vostra stanza, in cui avete il sequenziamento del vostro genoma. Ora, quanto costa sequenziare un genoma? Ecco, il primo progetto che è stato fatto per il sequenziamento di un genoma risale al 2003, pensate. E per sequenziare il genoma umano intero ci sono voluti 13 anni, 2,7 milioni di dollari e 16 istituzioni coinvolte. Quindi pensate quant'era difficile fino a 13 anni fa fare tutto questo. Oggi sequenziare il genoma ci metti meno di un giorno, poche ore, e costa meno di 500 milioni di dollari, se lo fai in laboratori tipo a Singapore o in Cina. Quindi tutto questo non è estremamente costoso, parlo di laboratori in Cina però, perché poi negli Stati Uniti il costo è un po' più alto, anche in Italia è un po' più alto. Però questa non è un'utopia, è qualcosa che si può fare, che diventerà sempre più accessibile e sempre meno costosa. E nei paesi asiatici in questo momento è accessibile e costoso. Perché serve questo? Perché se noi sequenziamo il genoma di un paziente, tu poi vai ad integrare i dati relativi all'età, all'ambiente, allo stile di vita, alla comorbidità, tu puoi generare quelli che noi chiamiamo i big data e puoi avere la possibilità di scoprire le cause della malattia. E nel momento in cui tu scopri una singola mutazione su quel genoma, puoi capire quanto quella mutazione è importante per la crescita del tumore e poi puoi sviluppare dei nuovi farmaci. E questa è la medicina di precisione. È una medicina che si basa sullo studio del genoma, sulla scoperta di singole mutazioni e sullo sviluppo di nuovi farmaci che si basano su quelle mutazioni. Ma è ancora più importante perché tu, se tu cominci a screenare anche la popolazione sana e a vedere i profili genomici delle persone sane e poi vai a vedere cosa mangiano, se fumano, dove vivono e se li evitano, tu ovviamente in una maniera molto più importante puoi scoprire le cause delle malattie, che non sono tanto. È chiaro che per analizzare tutti questi dati servono modelli di calcolo e di analisi che non possono essere quelli del nostro cervello, ma deve essere per forza l'utilizzo dell'intelligenza artificiale. E non pensate che non sia rilevante questo, perché per scoprire i target molecolari, nella maggior parte dei casi l'analisi del genoma di un tumore non viene fatta da mente umana, ma viene fatta da supercomputer con algoritmi di intelligenza artificiale. E in tutto questo aggiungerei una riflessione, che è quella del rispetto della privacy, perché ogni qualvolta il paziente dà il consenso ad analizzare il suo genoma, cede i diritti per l'analisi del suo genoma. Quindi molte delle informazioni che noi otterremo verranno condivise da tantissime persone, da tantissimi ricercatori, da tantissimi scienziati e spesso anche dalle case farmaceutiche senza le quali non potremo mai sviluppare i farmaci. Quindi quello che servirà per il futuro è anche regolamentare i privacy dei singoli pazienti e di questo ne potremo anche parlare. Io mi fermo qua ovviamente perché voglio rispondere alle mie domande, alle vostre domande, per cui smettono di condividere lo schermo e attendo che voi mi chiediate tutto quello che pensate sia importante per voi. Perfetto, grazie. Allora, quindi se avete delle domande iniziate pure a farle, perché il professore è proprio qui a disposizione, a vostra disposizione. Abbiamo vedere adesso, quindi ho messo la condivisione dello schermo. Perfetto, perfetto. Buongiorno, buongiorno, così buongiorno. La vedranno direttamente. Allora, quindi se avete delle domande in riferimento a tutto comunque l'anticipazione, quindi la spiegazione che ci ha fatto il professore, siamo qua proprio per sostenervi e per darvi insomma risposte. Io nel frattempo che arrivino le faccio io una domanda che me l'ha posta fra l'altro insomma una donna che insomma seguo durante le sessioni di coaching. Lei mi ha chiesto se ci sono delle novità in un triplo negativo e in una paziente praticamente già chimiotrattata. Quindi se ci sono novità di... Ci sono molte novità ovviamente. In particolare 2 giorni fa è stato approvato un farmaco che si chiama Sagittarius, insomma, il nome è complesso,
però è un farmaco che è stato testato negli Stati Uniti nel contesto di uno studio che si chiama ASCENT, lo studio, e questo studio confrontava il sacituzumab apotecan a chemioterapia scelta dell'investigatore in donne con tumore mammario pericolo negativo. Lo studio è stato interrotto precocemente perché l'anticorpo coniugato così attivo, così potente, che quella che noi chiamiamo la Data Safety Monitoring Committee, vale a dire la commissione che valutava la sicurezza del farmaco, non se l'è sentita di far andare avanti lo studio perché c'era un netto vantaggio dell'anticorpo coniugato rispetto alla chimioterapia scelta dell'investigatore. Gli anticorpi coniugati sono come dei cavalli di Troia, vale a dire sono dei farmaci che si legano a un recettore sulla membrana della cellula tumorale, entrano nella cellula tumorale e poi rilasciano il chemioterapico nella cellula tumorale. È proprio come un cavallo di Troia che entra dalla porta principale della città, entra nella città e poi di notte i soldati escono dalla pancia del cavallo e uccidono tutte le persone della città. Quindi è un vero e proprio cavallo di Troia, ma di corpo coniugato. Il sacituzumab apotecan verrà approvato presso l'ente regolatorio americano, quindi un nuovo farmaco per le donne pretrattate con chemioterapia, come la paziente che vi ha chiesto, e speriamo presto di averlo anche in Europa e in Italia. Ok, quindi diciamo che non si sa ovviamente ancora la tempistica. Vede, il problema sostanziale, questa domanda me la fanno tutti sempre, il problema è che noi abbiamo un servizio sanitario pubblico, negli Stati Uniti c'è un servizio sanitario privato, vale a dire gli ospedali sono privati e i rimborsi vengono dal singolo paziente che paga l'assicurazione. Quando tu vivi in un paese con un servizio sanitario pubblico che si dimostra magari efficiente nel curare tutti gratuitamente quando ci sono delle grosse pandemie, tu devi contrattare il prezzo con l'azienda farmaceutica. Quindi per far arrivare in Italia un farmaco ci vuole più tempo, perché in quel caso non è il paziente a pagare, ma è il servizio sanitario pubblico. C'è una contrattazione. E questo è il motivo per cui un farmaco approvato negli Stati Uniti non arriva mai subito il giorno dopo in Italia. Bella risposta. Mi piace e assolutamente rispecchia le dinamiche effettivamente insomma sanitarie italiane, no? Che per quanto sia insomma da una parte hanno assolutamente un risvolto positivo, da altre probabilmente sono un po' meno, anche proprio a livello di consapevolezza, io credo, no? C'è anche proprio di base, diciamo, anche di cultura, diciamo, dell'italiano che a volte, insomma, pretende, ma in realtà non è poi proprio così semplice, ecco. E benissimo, allora, un'altra domanda che arriva da Marika, se ci sono delle novità sulle terapie per il cancro ormonosensibile. Sì, ci sono ovviamente delle novità. Le novità più importanti dell'ultimo anno sono stati gli inibitori delle cicline, farmaci come il ribociclib, il palbociclib e la abemaciclib, che come voi sapete in Italia sono utilizzati in combinazione alla terapia ormonale in prima linea di trattamento, insieme alla terapia ormonale convenzionale. Questi farmaci o inibitori delle cicline, dice lo stesso nome, inibiscono la proliferazione della cellula tumorale, non solo danno una percentuale di risposta migliore della chemioterapia, ma allungano anche la sopravvivenza, quindi sono dei farmaci molto importanti. La seconda novità è per i pazienti in cui gli inibitori delle cicline non funzionano, quindi noi sappiamo che quando un inibitore delle cicline fallisce, l'opzione di cura per queste donne di cui stiamo discutendo, vale a dire le donne con un tumore endocrino responsivo, devono ricevere una chemioterapia. Invece in questo caso, se prelevando dalle cellule tumorali il DNA si scoprisse che c'è una mutazione di un gene che si chiama PI3K, quindi vedete la medicina di precisione nella pratica clinica, se c'è questa mutazione c'è una grossa novità, è un farmaco che si chiama Alpelisib, è un inibitore selettivo della mutazione di PI3K. Questo farmaco è già stato approvato dagli enti regolatori americani, quindi negli Stati Uniti è già in commercio, in Italia è disponibile
solo per quelle pazienti che hanno la mutazione di PI3 kinase e solo dopo progressione a inibitori delle cicline. Quindi non è ancora rimborsato, però l'azienda farmaceutica che lo produce ha un expanded access, vale a dire ha un accesso espanso al farmaco, deve solo richiederlo il vostro oncologo, se vi si rispettano ovviamente le caratteristiche che io vi ho detto, cioè le pazienti possono aver ricevuto in precedenza solo un po' di inibitori delle cicline. Perfetto. Marika, poi facci sapere se insomma, la risposta è soddisfacente, se ti ha risposto il professore o se vuoi sapere altro. Allora, non vedo altre domande, ma nel frattempo gliene faccio un'altra io, che è sempre comunque domande che mi sono arrivate e purtroppo magari stamattina non erano presenti. Allora, come fare terapia di precisione dopo chemio ed intervento a livello di prevenzione di recidive o metastasi a distanza? Quello non si può fare, la medicina di precisione in questo momento è solo una realtà parziale solo per le donne con malattia metastatica. Una donna che è stata operata, ha fatto le terapie precauzionali che lei ha citato, sì, una donna potenzialmente guarita, quindi non deve fare di più perché ha già fatto tanto, deve fare solo i controlli nel tempo. È chiaro che poi ciascuna delle donne ha un rischio relativo di recidiva, che si può quantificare sulla base dello stadio iniziale della malattia, cioè da quanto era grande il tumore, quanti linfonodi erano interessati, quanta espressione di recettori c'era o meno, se era R2 positivo, se era R2 negativo. Noi sappiamo quantificare il rischio. E di conseguenza in queste donne, in base al rischio residuo, si fanno più o meno controlli, ma non si fanno ulteriori terapie. Quindi non esistono al momento studi di medicina di precisione per queste donne. Ok, perfetto, perfetto. Quindi in base, diciamo, al tumore arrivato, quindi in base alla diagnosi, si va comunque a vedere in quanta frequenza comunque fare anche proprio tutta la diagnosi precoce, quindi tutti i follow-up. Follow-up, corretto. Giusto. Ok, perfetto, perfetto. E, allora, se avete altre domande, noi siamo qui al vostro servizio e quindi vedo un attimino, vedo scorrere comunque intanto gli appunti. E, nel frattempo, dottore, professore, le chiedo anche, allora, quanto lo stile di vita, secondo lei, può avere un'incidenza comunque nella recidiva piuttosto che nell'avvenire della malattia, cioè cosa intende lei per stile di vita attraverso comunque i vostri studi, attraverso le vostre ovviamente indagini, no? Cioè cosa ne viene fuori, qual è il risultato statistico? Allora, sono stati fatti degli studi su questo finalmente, soprattutto dai gruppi norvegesi e finlandesi. Ora, questi studi si proponevano di valutare un'attività fisica costante in donne che avessero avuto un tumore, fossero state operate e avessero ricevuto o meno una chimioterapia o una terapia ormonale. Non è dimostrato che avere uno stile di vita sano, dove per stile di vita sano significa sostanzialmente mangiare sano, vale a dire un'alimentazione equilibrata che non abbia eccesso di carboidrati o eccesso di grassi, la nostra dieta, la dieta mediterranea, è una dieta abbastanza bilanciata, non ci sono molti grassi, e i carboidrati sono quasi sempre carboidrati non raffinati e di conseguenza basati su prodotti integrali, perché ricordatevi che la dieta mediterranea, nel vero senso della parola, è quello che mangiavano i nostri genitori nel dopoguerra, quando non c'era nulla da mangiare, quindi utilizzavano farine integrali, mangiavano la carne una volta all'anno per la festa e quindi mangiavano quello che la natura offriva, si mangiava poco. Questo è il concetto della dieta mediterranea. Purtroppo nessuno studio ha dimostrato che uno stile di vita sano può ridurre l'incidenza di vita. Però, nonostante questo, la nostra raccomandazione è sempre quella di avere uno stile di vita sano, perché avere uno stile di vita sano allunga la vita. Cioè non è detto che una donna abbia una recidiva da tumore. Cioè, dopo che una donna è stata adeguatamente operata, adeguatamente trattata, non ho detto che il tumore muore, però ci possono essere cause competitive di morte. E ricordatevi che la prima causa di morte nel nostro mondo occidentale è la causa
cardiovascolare. Quindi mangiare sano, fare almeno 30 minuti di attività fisica intensa al giorno, allunga la vita. Quindi io, nelle mie relazioni cliniche, quando vedo i miei pazienti, lo scrivo sempre questo nella relazione. Fare una dieta sana, cioè mangiare poco, avere un'alimentazione in cui non si eccede nei carboidrati e nei grassi, e fare almeno 30 minuti di attività fisica intensa al giorno, sudare per 30 minuti almeno al giorno, perché tutto questo allunga la vita, perché riduce il rischio di malattie cardiovascolari, mantiene il fisico equilibrato, perché quindi non si va in sovrappeso, e soprattutto allunga anche la vita mentale cardiovascolare. Per questo serve. Il messaggio che voglio dare a tutte le donne è non ingrassare, non aumentare di peso. L'aumento di peso predispone a molte più malattie metaboliche, e questo non aiuta la salute, e indirettamente non aiuta nemmeno di fatto la possibilità di sopravvivere meglio. Perfetto, perfetto. Condivido assolutamente, condivido, anche perché poi effettivamente, cioè, l'obesità, no, cioè, è stato comunque visto quanto in realtà vada a gravare proprio anche poi, appunto, la prima causa di morte, no? Cioè la cardiopatia, cioè, quindi è tutto poi di conseguenza. Poi ci sono anche altri tumori, cioè l'obesità aumenta il rischio di tumori del colon. Cioè, noi spesso ci dimentichiamo che alcuni pazienti che hanno avuto un tumore mammario, ad esempio, possono avere un rischio di sviluppare un altro. Non è una metastasi, ma è un secondo tumore. Quindi ricordarsi sempre che uno stile di vita sano aiuta. L'obesità è un nemico di tutte le malattie. Sì, sì, certo, certo. Ok. Allora, se avete delle domande, siamo qui in attesa. E, diversamente, se il professore ha anche altri argomenti, magari, non lo so, se voi ammettete in studio anche, non lo so, terapie integrate, se siete d'accordo, non siete d'accordo, qual è la vostra visione? No, le terapie integrate ovviamente ci sono, noi ovviamente io non faccio questi tipi di studi, ne ho fatto qualcuno in passato, che sono, è sicuramente molto interessante, però la mia attività è prevalentemente di sviluppare farmaci, però credo nelle terapie integrate, penso che si debba fare più ricerca con le terapie integrate, perché vede, il problema sostanziale delle terapie integrate, che possono essere prodotti naturali, oppure integratori dietetici, e che non hanno mai passato il vaglio di studio. Cioè, quindi noi spesso prescriviamo degli integratori, oppure diciamo, beh, tutte le donne mi chiedono se possono assumere degli integratori, quindi mi fanno vedere quello che assumono, e caso per caso dico alla signora, guardi signora, lo può assumere, perché non interferisce con la terapia che sta ricevendo. Se poi la signora mi chiede, ma questo aiuta veramente, serve veramente? Non abbiamo le informazioni, non abbiamo le informazioni scientifiche in merito agli integratori. Quindi ben vengano gli studi in cui nelle popolazioni delle donne che sono malate, che magari ricevono delle terapie convenzionali, gli studi dovrebbero dire metà di queste donne ricevono questo integratore, metà non lo ricevono, si definisce un obiettivo primario che può essere, ma la donna che riceve l'integratore sta meglio, tollera meglio la terapia, e se la tollera meglio lo vedremo da uno studio. Invece mancano questi studi. Sì. E di conseguenza, mancando questi studi, non avremo mai la dimostrazione se un integratore aiuta o meno a tollerare meglio un trattamento, ad avere meno effetti collaterali, o ad avere una qualità della vita migliore. Questo è quello che manca. Quindi i colleghi che si occupano di terapie integrate dovrebbero applicare la metodologia scientifica che noi applichiamo alla metodologia di terapie antitumorali anche nell'ambito della medicina e di terapie integrate. Questo è il mio messaggio che voglio dare per voi. Certo, certo. No, no, assolutamente un messaggio importante anche per tutti i medici effettivamente di medicina integrata. Cioè io tratto, diciamo, l'argomento tumore a 360 gradi, comunque portando un'informazione veramente a livello olistico, quindi insomma trattando tutti i vari aspetti, però mi rendo conto effettivamente che molte donne, professore, hanno confusione, cioè
sentono tantissime notizie insomma diverse, e quindi non sanno spesso a chi rivolgersi, a chi affidarsi, capire un attimo insomma quale, no, cioè, quale voce è più autoritaria piuttosto che no. Scusate, nel frattempo ho il mio Giotto che si è svegliato, che insomma urla quelli di sotto. Allora, vado con un'altra domanda di Dalia. Scusate, spengo, chiudo la porta. Giotto, sei zitto. Scusatemi, ma ogni tanto parte con il suo concerto. Allora, Dalia ci dice... speranza per lo studio in futuro di terapie bersaglio molecolare per il cancro al polmone avanzato, mutato, ALK. Ce ne sono tantissime molecole per il tumore mutato al polmone ALK. Fortunatamente è una delle patologie dove i farmaci a bersaglio molecolare non mancano. Quindi a questa domanda specifica che pone questo paziente voglio rispondere. E ci sono almeno tre farmaci approvati per questa malattia, di cui l'ultimo è l'alectinib, e sono farmaci estremamente potenti che regalano ai nostri pazienti delle aspettative di vita lunghissime. Quindi è strano che il paziente mi chieda questo, perché ci sono dei che sono già uno standard di cura anche nel nostro paese. Perfetto, bene, bene, bene. Sono assolutamente delle buone notizie. Io credo che Daria sia veramente insomma contenta dopo questo messaggio. Allora, io non vedo altre domande al momento. Se arrivano, noi siamo comunque qua, rimaniamo un attimino insomma comunque ovviamente online per rispondere a tutte le vostre domande. Ovviamente è un orario, professore, dove le persone non sono insolite a rimanere comunque attive sulla piattaforma, quindi sicuramente tantissime la guarderanno in differita nel pomeriggio oppure verso sera. Infatti di solito sono abituate che ci vediamo alle 9 di sera. Allora, Maria ci dice, in caso di triplo negativo, con predisposizione genetica, ci sono delle cure nuove? Aveva probabilmente risposto prima, ma vabbè. No, questa no, questa è una domanda diversa, perché la signora ci sta chiedendo, le donne che hanno un tumore triplo negativo con predisposizione genetica sono quelle che sono portatrici della mutazione BRCA1 e BRCA2, quindi è un sottogruppo diverso di donne con tumore mammario, quindi la domanda è pertinente. Sì, ci sono delle novità. La novità più importante, le novità più importanti sono due farmaci che si chiamano PARP inibitori. Uno è l'olaparib, un altro è il talazoparib. Entrambi i farmaci sono già approvati negli Stati Uniti, non ancora in Italia, purtroppo, però per la signora che lo chiede, volevo dire che in questo momento noi abbiamo uno studio allo Yale dove la paziente può accedere all'olaparib senza nessun problema, cioè sono studi molto facili perché sono studi che abbiamo disegnato per garantire l'accesso veloce, e quindi se la paziente ha un tumore triplo negativo ed ha una mutazione germinale BRCA, la signora può accedere alla terapia con un APA. L'altro farmaco si chiama talazoparib, che hanno un meccanismo di azione simile, sono due farmaci molto attivi e sono esclusivamente riservati a donne tumore mammario triplo negativo con la mutazione germinale BRCA1 e BRCA2. Perfetto, perfetto. Romina, che credo la saluti anche perché era stata una delle sue pazienti, che infatti quando ho messo insomma la comunicazione dell'intervista ha detto assolutamente sono felice, chiedeva la stessa cosa, se ci sono nuovi trattamenti per il triplo negativo. Per il triplo negativo è il farmaco di prima che ho citato, che era il sacituzumab avolitinib, che sì, non è per le donne BRCA mutate. Sì, sì. Invece Stefania ci chiede se a che punto siamo praticamente con il Gamma Knife. Il Gamma Knife non è un farmaco, è una macchina sostanzialmente che eroga elettroni concentrati su piccole lesioni. Sostanzialmente è una macchina di radioterapia che si utilizza in prevalenza per quelle donne che hanno delle lesioni molto piccole
localizzate in delle aree anatomicamente accessibili con un fascio, infatti si chiama gamma knife perché è un coltello, la precisione di un coltello. E vi faccio un esempio pratico: supponiamo che c'è una donna che ha delle piccole metastasi cerebrali di dimensioni inferiore al centimetro e sono in numero di 2, 3, massimo 5, il gamma knife è l'approccio terapeutico ottimale. Piuttosto che fare la radioterapia su tutto l'encefalo, si preferisce utilizzare questa tecnologia che è estremamente precisa, quindi in una, due, tre sedute si mira la lesione, si punta col fascio di elettroni, si uccidono le cellule tumorali e la paziente risparmia una radioterapia su tutto l'encefalo. Perfetto, perfetto. Quindi Stefania credo che abbia risposto a sufficienza, eventualmente dici se insomma avete anche altre domande oppure no, insomma. Allora, io professore non vedo altre domande, se ha dei temi che comunque vuole dire oppure un altro messaggio che lei vuole lanciare, che per lei è di fondamentale importanza, che magari insomma le sta a cuore in particolare in questo anche ultimo periodo con il coronavirus, insomma tutto assolutamente a sua disposizione, insomma le lascio anche proprio il tempo per interagire a sua volontà. Ma voglio dare due messaggi importanti, ecco, ai pazienti che ci tengo proprio a dare. Il primo è: se avete una domanda, se avete letto su un quotidiano o un settimanale un'informazione, una notizia, voi sapete, io lavoro per dei giornali scientifici e scrivo spesso anche su quotidiani. Il problema è che il giornalista è alla ricerca sempre dello scoop sensazionalistico, perché l'obiettivo di un giornalista è pubblicare qualcosa che la gente legga, perché quindi si vendano anche più copie di giornali. Gli obiettivi sono fondamentalmente questi di un quotidiano di un settimanale. Quindi le notizie ovviamente devono essere sempre ben ponderate, si deve dare una comunicazione che non alza molto l'aspettativa dei pazienti, perché altrimenti il paziente rimane deluso e non c'è niente di più brutto che sentire un paziente deluso. Se voi leggete qualcosa del genere, chiedete sempre al vostro medico oncologo e confrontatevi con lui. Fatevi mostrare i dati originali da cui quel giornalista ha preso la notizia, in maniera tale che i pazienti possano avere un'informazione corretta e documentata su quello che loro hanno detto. Questo è molto importante, perché la percezione spesso dei pazienti delusi è che magari la grande ricerca si sta facendo negli Stati Uniti, perché si è letto su Google, su internet, c'è cioè il dottor Google ormai, e che quello che noi facciamo non è sostanzialmente quello che il paziente dovrebbe ricevere. Il mondo scientifico non funziona come il mondo dei media e della comunicazione di massa. Il mondo scientifico è un mondo estremamente interconnesso. Non c'è nessuna informazione scientifica importante che per una persona che fa ricerca, io non parlo necessariamente per un oncologo che lavora nel piccolo centro e che magari non ha il tempo di informarsi e il suo lavoro, lui non è pagato per documentarsi e per fare conoscenza. Lui è pagato per curare il malato con lo standard delle cure. Dobbiamo distinguere bene quelli che sono gli istituti di ricerca e cura a carattere scientifico, i centri accademici, dai centri più piccoli. I centri più piccoli e sono rimborsati dal paese per gestire il paziente con il meglio delle cure. Quando c'è un'informazione nuova, è molto più verosimile che questa informazione nuova passi per gli istituti accademici, per i posti dove si fa ricerca. Cioè il mio stipendio non mi viene dato per offrire al malato il meglio della cura standard, quello lo fa già il mio stipendio. Il mio stipendio mi viene dato perché io generi conoscenza, io generi avanzamento del sapere. Quindi io vengo pagato per sapere cose che gli altri non sanno. E questo è il concetto importante. In qualsiasi azienda, in qualsiasi fabbrica, c'è una sezione di ricerca e sviluppo, perché il sapere deve andare avanti. Bene, negli istituti di ricerca e cura a carattere scientifico ci sono dei medici che sono pagati per fare ricerca e sviluppo. Chiedete, confrontatevi, andate a verificare se quella notizia è una notizia che significa che da domani cambierà qualcosa per la mia cura, o se invece è qualcosa ancora lontano dal cambiamento. Se voi vedete, in questi giorni si parla molto dei vaccini per il coronavirus, no, ne parliamo quasi ogni giorno, la fase 2, la fase 3. Bene, non ci siamo ancora sui vaccini.
vaccini arriveranno, speriamo che arrivino il prima possibile, ma potrebbero arrivare fra un anno, come potrebbero arrivare fra sei mesi. La distanza tra una scoperta scientifica e l'arrivo al malato dipende molto da quanto quella scoperta scientifica cambia il decorso di quei malati, di quei coraggiosi volontari. Io ho parlato all'inizio della mia presentazione, ho detto, io lavoro con persone generose e coraggiose che accettano di essere sottoposti a cure sperimentali. Se quel farmaco sperimentale, ricordatevi che anche un vaccino è un farmaco sperimentale, dà dei risultati eclatanti in quei 30-40 volontari coraggiosi che si sono sottoposti, allora quel farmaco arriverà subito. Quindi il tempo non è detto che sia lungo, dipende molto dalla efficacia di quel farmaco, così come dall'efficacia di quel vaccino. Perfetto, chiarissimo, chiarissimo, effettivamente. Allora, ci stanno chiedendo, quindi andiamo ancora a rispondere a delle domande, se c'è correlazione fra celiachia e tumore al seno e fra, se c'è relazione fra endometriosi e tumore al seno. No, la risposta è in entrambi i casi no. Non okay. C'è correlazione tra celiachia e tumore al seno, non c'è correlazione tra endometriosi e tumore al seno. Io chiaramente ho pazienti sia con celiachia sia con endometriosi, entrambi che hanno avuto il tumore al seno, però non è dimostrata una correlazione tra questi due stati patologici e il rischio di tumore al seno. Devo ricordare a tutte le persone che hanno un tumore al seno che la causa del tumore al seno è il fatto stesso che le donne producano estrogeni. Un cancerogeno potentissimo sono gli estrogeni, così come un cancerogeno potentissimo per gli uomini è il testosterone, che l'uomo è affetto dal tumore della prostata per questo motivo. Poi ci sono dei meccanismi genetici, ovviamente, però queste due malattie non correlano a tutto il seno. Sì, sì, certo, certo. Allora, ok, Romina ringrazia per la risposta di prima e comunque insomma per le giuste informazioni che effettivamente, professore, molto spesso mancano, cioè l'utente finale, comunque il paziente è sempre in balia effettivamente di una comunicazione molto spesso fuorviante, molto spesso ovviamente che diciamo rispecchia delle dinamiche, come lei ha spiegato molto bene, sono ovviamente diverse da quello che magari aspetta di vedersi, diciamo, il paziente finale, ma comunque diventare consapevoli, cioè, e aumentare comunque anche la nostra conoscenza in questo senso, io credo che sia fondamentale, cioè conoscere le dinamiche del nostro sistema, di come comunque funziona il sistema sanitario, il sistema, voglio dire, informativo, i mass media, eccetera, eccetera, ci renderà comunque delle persone più consapevoli nel filtrare anche notizie autorevoli piuttosto che notizie meno autorevoli. Quindi quello dipende comunque sempre anche dalla curiosità e dalla cultura che vuole aumentare la persona singola, perché comunque diventa sempre un atto di responsabilità proprio. Non so se è d'accordo, dottore, ma io porto avanti questa campagna di comunque aumentare la propria consapevolezza, diventare sempre di più anche un po', no? Cioè, non dico liberi, perché liberi forse non lo siamo, però sicuramente insomma un po' più autonomi nel fare scelte e soprattutto insomma diventare insomma un po' più responsabili di comprendere tutte le dinamiche che stanno a monte, che non possiamo controllare noi, ma dobbiamo fidarci. Sì, proprio così. Bene, allora Selena, allora io direi di fare veramente gli ultimi 5 minuti di domande, quindi se avete qualcosa, ok, poi lasciamo il professore alla sua giornata, al suo impegno che sicuramente ha. E allora Selena dice, potrebbe chiedere se il farmaco tucatinib per R2 che ha avuto approvazione FDA si può usare in Italia? Sì, tucatinib lo conosco bene perché è uno dei farmaci che io ho sviluppato in Yale negli ultimi 5 anni, un farmaco che si chiamava OMT380. C'è stato un grande studio su pazienti con metastasi cerebrali del tumore positivo che si chiama HER2CLIMB, i cui dati li abbiamo presentati 6 mesi fa a Chicago, e questo studio dimostra che questo farmaco è un farmaco estremamente attivo nelle donne con tumore HER2 positivo
che hanno ricevuto pregressa terapia con trastuzumab pertuzumab e TDM. Il farmaco è stato approvato sinora una settimana fa dall'FDA, una settimana fa. È aggiornatissima la signora, visto? Sì, però una settimana fa, le ho già risposto prima, io penso che la sanitaria deve ricordarsi sempre che arriverà in Italia dopo che l'ente regolatorio europeo avrà approvato, dopo che lo Stato italiano avrà stabilito un accordo con l'azienda farmaceutica per il prezzo. Quindi non sarà disponibile in Italia a breve, mi dispiace dirlo. Questo è quello che io sto facendo con i colleghi, perché la storia di questo farmaco, mi preme dirlo, perché è una storia molto bella la storia di questo farmaco. Questo farmaco è stato sviluppato da un gruppo di ricercatori che vivevano a Seattle nel 2003, erano persone molto giovani, tutti i miei coetanei, io ho 51 anni, e questo gruppo di giovani ricercatori aveva sviluppato questa molecola nell'ambito preclinico. Io ricordo che li incontrai a Bruxelles circa 10 anni fa, e mi chiesero di partecipare a questo studio. Ricordo ancora quel giorno e anche il bar in cui ci siamo incontrati. Ed era una molecola molto promettente. Questi ragazzi giovanissimi fondano una biotech con un piccolo investimento, cominciano a lavorare su questo farmaco e fanno il primo studio a cui io partecipai, studio dove c'erano sempre i coraggiosi volontari, vi ripeto, quelli che partecipano agli studi clinici, quelli che ci aiutano a sviluppare i farmaci. La biotech purtroppo non aveva più soldi per andare avanti, per cui il farmaco fu abbandonato, fino a quando un investitore di Seattle dà una decina di milioni di dollari per riprendere il farmaco, e questo investitore fonda un'altra biotech che si chiama Cascadia. La prima si chiamava Oncotireon, per questo il farmaco si chiamava ONT, Oncotireon. Questa Cascadia ne investe i soldi, ma non aveva nemmeno una lingua. Io ricordo che facevamo gli incontri per sviluppare il farmaco, li facevamo nei bar perché non avevano nemmeno i soldi per pagare una stanza d'albergo per incontrarci. E poi alla fine anche la seconda azienda fallisce. Noi, i ricercatori, andiamo da una piccola medio farma di Seattle Genetics, si chiama Seattle Genetics, questa piccola medio farma, che gli diciamo: guarda, questo è un farmaco molto promettente. Se voi investite di più e si fa un grande studio, questo farmaco arriverà in clinica. E il capo di questa biotech, che era un ex medico, ci ha creduto in noi, e invece di mettere 10 milioni di euro ce ne ha messo 100 milioni di euro. E il farmaco si è fatto, e a 6 mesi dal completamento dello studio il farmaco è arrivato ai pazienti. Quindi quello che vi voglio dire è che dietro la ricerca c'è sempre una persona che deve credere in un farmaco, e ci sono sempre dei pazienti generosi che accettano di ricevere un farmaco sperimentale. Il Tucatinib non sarebbe arrivato se non ci fossero stati i giovani che incontravano i giovani ricercatori, qualcuno che ci metteva dei soldi, e poi 700 pazienti che hanno accettato di ricevere un farmaco di cui si sapeva molto poco. La ricerca ha bisogno di ricercatori, ha bisogno di pazienti coraggiosi e generosi, ma anche ha bisogno di gente che investe, e questa gente non è lo Stato, è quasi sempre qualcuno che mette i soldi in tasca sua. È un messaggio che voglio dare. Sì, sì, assolutamente, assolutamente. Bellissima storia, fa comprendere effettivamente tantissime dinamiche che sono a monte e che molto spesso, insomma, le persone ovviamente non sanno e non conoscono, insomma. Allora, io, professore, direi di veramente, insomma, al di là di ringraziarla per questa disponibilità, che non è assolutamente né scontata né da tutti, perché insomma è un ricercatore a livello internazionale come il professor Curigliano, ci ha dato veramente una grande possibilità questa mattina, perché di informazioni ne sono arrivate tante, ma tanto di più ci ha fatto comprendere molto spesso una visione di un mondo che noi non possiamo avere, perché sappiamo benissimo che ognuno ha la propria realtà di mondo, cioè tutti siamo qua su questa terra, ma ognuno vede il mondo con i propri occhi. Quindi in base alla propria esperienza, in base ovviamente al proprio know-how e in base alla propria consapevolezza, uno può arricchire l'altro in base, ripeto, alla propria visione di mondo. Quindi noi siamo qui proprio per ampliare sempre di più quello che è una visione, proprio per avere sempre più strumenti. Quindi
veramente grazie al professor Corrigliano che si è adoperato ed è stato con noi, insomma, a portarci tutte queste informazioni. Grazie ovviamente a tutti i presenti che la ringraziano e la salutano, e vi auguro buona giornata e buon lavoro a lei, buona ricerca e buona speranza a tutti. Grazie, arrivederci. Grazie, buona giornata a tutti.